della legge. Quando i figli sono eredi universali, i figli concorrono solo con il coniuge del defunto, per cui se quest'ultimo non dovesse esserci, i figli saranno eredi universali anche in presenza di altri parenti del defunto. Tutto questo e molto altro su La legge per tutti, il libro di Gribaudo, gruppo Feltrinelli, che ti spiega i tuoi diritti e i tuoi doveri. Questa è la legge. Ciao amici, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi è una puntata molto molto delicata. Delicata perché abbiamo con noi un ospite il cui nome probabilmente non vi dirà nulla, ma che ha da raccontarci una storia che ci dà un grosso spaccato di quella che è la giustizia in Italia e di come si può essere vittime non solo di un reato, ma anche dello stesso sistema giudiziario. Giuseppe Morgante, ciao Giuseppe. Ciao Angelo, grazie mille a te per avermi dato la possibilità di parlare sul tuo canale. E saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie Giuseppe innanzitutto per volerti aprire con noi, perché il tuo racconto, la tua testimonianza servirà a tante persone che ci ascoltano per capire quali sono i difetti del nostro sistema giudiziario e magari eventualmente come prendere le contromosse. La tua è una storia di coraggio, una forte storia di coraggio che ci invita a fare anche delle meditazioni molto molto approfondite su questo tema e non voglio anticipare nulla, raccontaci qual è stata la tua vicenda. Allora, la mia storia, per chi lo sa, chi non lo sa, perché ha visto magari anche i servizi sulle Iene, praticamente è una storia di frequentazione che è iniziata nel 2018 con una ragazza conosciuta sui siti tranquillamente social, che era un sito di incontri tipo Badoo o Facebook o Instagram eccetera. L'ho frequentata per un paio di mesi questa ragazza e da lì sembrava che andava tutto bene. Una volta terminata la frequentazione ho iniziato a subire stalking, ho iniziato a subire aggiornamenti sull'auto dove mi venivano bucate le gomme, minacce sui social. Era una cosa molto strana quello che sta succedendo, tanto che poi anche con il discorso che mi trovo le gomme bucate eccetera, io sono andato anche a fare delle denunce dove all'inizio non me le hanno fatto fare. Perché non te le hanno fatte fare? Perché loro quando andavo, io di solito andavo nella caserma dei carabinieri, però loro così in senso dicevano sei grande e grosso, ti puoi difendere, così un po' ci ridevano sopra. È incredibile questo anche, fatto. Sì, anche quando il discorso la polizia invece mi ha proprio evitato perché non voleva farmi fare denuncia quando c'erano tutti i messaggi di morte su Facebook con dei falsi profili. Tu non hai pensato a prendere i nomi dei carabinieri e dei poliziotti che non hanno raccolto la tua denuncia? Io cercavo solamente di avvertire le forze dell'ordine. Capisco. Non hai contattato... Però non mi hanno ascoltato. Non hai contattato un avvocato che depositasse per te una querela alla Procura della Repubblica? No, su quello no, in quel momento no, perché poi non ci avevo neanche pensato, sinceramente, non so come funzionavano le cose. Finché poi dopo, ad aprile mi è stato permesso, perché poi dopo le cose continuavano, perché comunque a me è successo nell'arco da, non voglio dire tanto, da novembre a marzo mi ha bucato 12 gomme, 13 gomme. E io ogni volta, tante volte mi trovo, anche una volta è successo che proprio io c'ho, praticamente dove abito io, sono una palazzina di fronte c'ho un campo di calcio, ho iniziato a fare una pulizia di strada e mi ricordo una volta scendo giù mi trovo la macchina inclinata perché c'avevo due gomme bucate e c'avevo anche le macchine a fianco, c'avevo anche loro le gomme bucate. Allora a questo punto ho preso e chiamato la polizia, è strano, scusa, bucano a me la macchina e poi bucano quella degli altri per depistare un po' la cosa. Però a me il problema è che mi succede a spesso, cioè io in quel momento dovevo fare il contratto col gommista. Avevi già il sospetto di chi fosse? Sì, no, ma era lei sicuramente. Anche perché la prima volta che l'ha fatto l'aveva ammesso. Capisco. E io gli ho detto fermati là in senso. Invece no, poi ha continuato. Poi in quel periodo, dopo che comunque è finita la frequentazione con lei, lei poi comunque per me poteva benissimo rimanere in buoni rapporti. Però una volta che era finita, cioè anche se avevamo un'amicizia, io poi mi frequentavo con altre persone, giustamente. E questo forse perché poi è arrivata comunque con lo stalking, mi seguiva ovunque. Tempistava anche le ragazze che frequentavo, riusciva a trovarle magari sui profili Facebook, eccetera, e gli mandava i messaggi di minaccia a loro. Quindi era proprio un'ossessione da parte di questo... Io poi la chiamo mosso, io adesso dico persona, però era un'ossessione. Come è andata a finire poi la storia con questa ragazza? Con questo qua il discorso che dopo che è andata chiusa, però ok, io ho potuto cambiare il numero di telefono, perché poi a me addirittura sul lavoro mi arrivavano le chiamate, io lavoro in un supermercato, in un centro commerciale, e mi arrivavano le chiamate al centralino
che mi cercavano dando dei falsi nomi e mi chiamavano a me direttamente dal box informazioni e mi dicevano che ti cerca una ragazza Cinzia, Carla e arrivavano le chiamate sul posto di lavoro. Tu sai che quello che lei ha compiuto è a tutti gli effetti il reato di stalking. Ti sarebbe bastato magari presentarti davanti al questore che avrebbe ammonito la persona. Invece tu hai lasciato un po' fare, forse in questo hai peccato un pochettino di ingenuità, probabilmente. Può essere quello perché io non pensavo comunque, cioè io non vedo la cattiveria nelle persone. Pensavo che la cosa si poteva comunque sistemare così col tempo, poi la smetteva. Non andavo mai a pensare che davanti c'avevo un mostro, capisci Angelo? Ci vuoi dire l'ultimo capitolo di questa vicenda? L'ultimo capitolo che dopo tutte le gomme, eccetera, che io ho cambiato il numero di telefono, mi sono tolto dai social, in modo che non riuscivo più a contattarmi, eccetera. Quando è successo a me la sera dove sono stato aggredito, che è il 7 maggio del 2019, lei era postata nel parcheggio già al mattino perché io poi dove lavoro io abbiamo di fronte un distributore di benzina e io ogni tanto andavo là quando ovviamente abbiamo il camion, sistemavo al lavoro, me la trovavo nel parcheggio già alle 8 del mattino che era là che aspettava e guardava. Quando poi quel giorno lì io ho fatto il mio turno del mattino perché ho iniziato se non sbaglio alle 6 o alle 7 fino all'una, non dovevo rientrare, sono rientrato di chiusura, nel pomeriggio che sono rientrato di chiusura, che sono arrivato giù verso le 4, ho staccato 3 ore, me la sono trovata davanti con la macchina, mi fa, puoi parlare? Mi faccio, guarda, ascolta, io ho già fatto la denuncia. Che faccio? Io non parlo con nessuno, poi sono andato al lavoro. Dal momento in cui ho fatto la denuncia, io ho evitato, sono rientrato dal lavoro e da lì fino alle 9, 9:20, ora che sono uscito, quando poi sono uscito, me la sono trovata poi sotto casa e mi ha lanciato addosso un bicchiere di acido. Un bicchiere di acido. Cos'hai provato lì per lì? E quando io ero con un giubbottino, guarda, il tempo che ti arriva addosso l'acido mi ha spogliato tutto. Adesso se tu vedi, io adesso ancora sto facendo determinate operazioni. Adesso ringraziando Dio, ho fatto un'operazione all'occhio a dicembre, le staminali. Speriamo che va tutto bene, ma quando ti viene addosso l'acido è una cosa che non auguro a nessuno. È una cosa dove comunque anche dopo che tu fai le denunce, eccetera, e poi vedi persone che si riescono a procurare questo acido e fanno queste cose, dici che non c'è un controllo comunque anche da parte da noi, delle leggi che comunque per acquisire comunque determinate sostanze. Bisogna recarsi e dare carta d'identità e dire perché si utilizza una determinata cosa. Esatto. Senti, dopodiché è partito il procedimento penale, immagino. Dopodiché, praticamente, a livello processuale, innanzitutto avevano chiesto il patteggiamento di 5 anni, cosa che poi con il mio avvocato è stata, comunque, non l'hanno accettato il primo giudice, perché poi è stato cambiato il primo giudice che era di Busto Arsizio, non l'ha accettato, e quindi poi, se non erro, ci siamo costituiti in parte civile. Per ottenere il risarcimento del danno. Quindi immagino che il processo sia terminato con una condanna e condanna anche al risarcimento. In quella sede quanto ti è stato liquidato? Guarda, nella sede, in senso, loro hanno dato un importo, ti dico subito, di 20.000 euro. Però quella era una provvisionale, tu avresti potuto poi agire in via civile per ottenere l'ulteriore risarcimento. Lo hai fatto? Questa qua si è comunque resa nulla tenente. E qui arriva il problema della giustizia di cui parlavo all'inizio del video, un problema che ci porta a scontrarci di fronte alla situazione in cui dinanzi a un nullatenente non si può fare davvero nulla, perché le sanzioni non possono essere trasformate in carcere, lo ha detto la Corte Costituzionale, ragion per cui se una persona non può pagare, la vittima del reato non può ottenere il ristoro, ma dovrà soprattutto corrispondere di tasca propria le spese per eventuali chirurgia plastica. Ed è, mi sembra, proprio il tuo problema, vero? Sì, su quello guarda, hai perfettamente ragione, anche perché tutto quello che sto facendo col discorso delle spese, a partire dalle operazioni, ringraziando Dio per adesso le prime operazioni che ho fatto al Niguarda, che loro sono stati degli angeli, mi hanno aiutato loro, nel senso non ho dovuto affrontare nessuna spesa, tranne ovviamente tutta la parte comunque delle creme, tutto quello che do in dotazione, che anche lì è un prezzo enorme. E anche la parte dell'occhio, perché tutti i colliri che devo continuare a mettere, è tutta una cosa che non mi passa la sanità. A Chiaro. livello nazionale non mi passa niente. Quindi tu di queste 20.000 euro non hai visto neanche un euro, immagino. Non ho visto niente. Che 20.000 euro, che poi tra l'altro è una cifra bassissima che non esiste.
secondo me. Quanto hai speso sino ad oggi di cure mediche? Guarda, con tutte le cure, questa non ti so dire quante migliaia di euro ho speso. Sicuramente una cifra superiore e probabilmente dovrai sottoporti ad altri interventi, mi dicevi. Sì, su quello, guarda Angelo, perché adesso ho fatto le staminali all'occhio, devo finire ancora la parte del collo qua. Tutto ti parlo a livello funzionale, eh? Non ti parlo a livello estetico per sistemare il labbro, il naso. Questo è solo sul Sì, funzionale. quindi immagino che questo problema abbia quindi delle ricadute proprio funzionali, oltre che di danno all'immagine. Cioè hai delle difficoltà a utilizzare gli organi che normalmente si utilizzano proprio a livello facciale, respiratorio? Sì, diciamo, a livello respiratorio no, su quello no, nel senso, però a livello di pelle, movimentazione nel funzionare ho fatica. Adesso da quando mi è successo sono migliorato tantissimo, però non sono ancora nel modo corretto dove devo essere. Chiaro. Questa cosa durerà ancora per molti anni, immagino. Penso proprio di sì, perché poi nella sfiga vuole che c'è stato pure il Covid, quindi tante operazioni sono saltate. Chiaro. Quindi io da un intervento all'altro ho dovuto aspettare un anno e mezzo. Ci sarà la possibilità che tu un giorno possa ambire a ritornare come eri prima, oppure dovrai, rassegnarti a delle cicatrici perenni? Su quello penso che tornare come prima penso che sia impossibile. È vero che adesso come adesso, nei tempi di adesso, la chirurgia fa passi da gigante. Però con questi passi da gigante Tanti devi soldi. avere anche la predisposizione economica per riuscire a fare determinati interventi, perché poi dopo quando entri nell'estetica è tutta una cosa che ti devi fare a spese tue, non è un percorso sanitario che ti aiutano su questa cosa qua. Infatti, il nostro sistema sanitario ti garantisce le cure, ma non l'estetica. Ed è per questo che noi ti vogliamo aiutare mettendo un link che troverete in descrizione al canale per chiunque volesse fare una donazione. Non diciamo un importo, va bene anche 1 euro perché siamo più di mezzo milione di persone che seguono questo canale, quindi anche 1 euro a persona avremmo raggiunto mezzo milione e Giuseppe potrebbe riavere la sua vita normale, quella a cui ha diritto chiunque altro, chiunque, ciascuno di noi. A voi vi costa un caffè, per lui è la vita. Volete mettere il vostro caffè per la vita di una persona? Sono sicuro che gli iscritti a questo canale hanno un grande cuore. Che lavoro fai adesso, Giuseppe? Io, guarda, sono rientrato ieri al lavoro, dopo che ho fatto 3 mesi adesso fermo perché ho fatto quell'operazione dei staminali, sono riuscito finalmente ad entrare al lavoro, sono stanco infatti perché fisicamente anche con tutte le procedure che sto andando avanti, che sto facendo ancora le cure, lavoro in un supermercato, in un centro commerciale, sono rientrato, sto cercando di partire a fare sempre le mie cose, nel senso a lavorare così almeno tengo la testa ben impegnata, sono tranquillo nel sociale e sto bene. Hai una fidanzata? Ok, No, per adesso ancora no. dai, arriverà pure quella insieme a tutto il resto. Arriva, arriva. Diciamo che la parte più brutta della vita è terminata, adesso è tutta discesa. Sicuramente sarà così. Speriamo, Certo, è un po' di salita e discesa, diciamo. è Però chiaro. pian piano si farà tutto. Sicuramente. Senti, lanciamo un messaggio a chi ci ascolta. Allora, tutti quelli che si trovano in una situazione di questo tipo, è bene che agiscano in anticipo. Di fronte a delle persecuzioni, che siano perpetrate da un uomo o che siano perpetrate da una donna, bisogna subito agire, non bisogna mai sottovalutare il problema, bisogna rivolgersi a un avvocato. Se non avete la possibilità di pagare un avvocato, potete andare direttamente dal questore che farà un ammonimento alla persona che vi sta perseguitando e la inviterà a desistere, perché se no direttamente scatterà un procedimento penale. E con il procedimento penale si può ottenere un ordine di distanza, di mantenere una certa distanza dalla vittima del reato. Un comportamento che magari richiede un attimo di sacrificio e anche magari il dover prendere il toro dalle corna, però potrebbe evitarvi problemi molto più seri. Quindi mi raccomando, ragazzi, abbiate il coraggio, abbiate la forza di vedere in faccia la realtà, perché di queste vicende ce ne sono tantissime. Noi siamo qui, io sono qui per aiutarvi, per darvi tutti i consigli di cui potete avere bisogno e ringraziamo Giuseppe per questa testimonianza. Senti, Grazie a te Angelo, grazie a te, grazie tanto. lo vogliamo dire insieme la frase finale di ogni video? Sì? Dai, uno, due, tre, questa è la Questa è legge. la legge.
Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.